Un progetto che ha avuto inizio nel 2004 con l'obiettivo di realizzare un complesso residenziale per aiutare le famiglie cristiane di origine araba della Città Santa. In questo modo il Patriarcato Latino di Gerusalemme, agendo concretamente proprio sulle necessità primarie dei più bisognosi, come avere un'abitazione, ha acquistato un lotto di terra nel quartiere di Beit Safafa, nella zona est di Gerusalemme, dove ha fatto costruire circa 72 appartamenti. Tra coloro che hanno sostenuto anche economicamente questo progetto, anche la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, che a partire dal 2010 è gemellata proprio con il Patriarcato Latino di Gerusalemme. Quando abbiamo deciso il progetto, c'era il progetto ma senza terreno. Quando abbiamo trovato il terreno, c'era il terreno ma senza soldi per comprarlo. Quando abbiamo trovato i soldi, non c'erano le autorizzazioni del municipio, e che la cosa era più difficile ottenere a Gerusalemme, ottenere un permesso per costruire, una licenza. E quando abbiamo ottenuto i permessi, abbiamo veramente cominciato a lavorare e adesso il progetto è verso la fine, dunque fra poco, spero molto prima di Natale, 72 famiglie che non hanno casa, che sono in affitto, avranno casa. È significativo che entrino nelle loro case a Natale, quando celebriamo la nascita di Gesù in una grotta.